radio, un piccolissimo segno di riconoscimento, per, ripeto, per la tua veramente grande amicizia, cordialità e, ripeto, penso qualcosa di bello, perché proprio dà il senso del... Passo la parola a te. Allora, innanzitutto grazie mille, perché questo veramente non lo potevo, non me lo aspettavo. E tu pensa che all'interno del sito c'era la possibilità di fare delle stampe, e io desideravo, ho detto, prima o poi devo mettermi lì e fare una mega stampa da mettermi nella camera. E quindi davvero grazie di cuore. Ma poi volevo illustrare, non c'è bisogno, io sono qui per imparare, certo non devo insegnare niente a nessuno, ma per la prima volta, davvero, grazie a questa fotografia, sono riuscito ad avere, a capire, ad avere la percezione di dove siamo noi all'interno della nostra galassia. Perché un conto è vedere diagrammi, disegni, poter teorizzare una cosa. E un altro conto è vederlo, no, con i propri occhi, realmente percepire qual è la nostra prospettiva. E allora l'idea di sapere che da casa nostra, da dove siamo in questo istante, possiamo vedere il centro e il rigonfiamento della Via Lattea e poi capire proprio qual è il piano galattico, il disco, a che distanza siamo dal centro, mi ha dato delle vertigini. Vedere le nubi Magellano qui, che insomma, altre galassie che orbitano attorno alla nostra, dove c'era, ecco qua, M31 qua si vede. Insomma, io sono, da questa fotografia io ho avuto uno spunto di riflessione che è durato parecchi giorni, e infatti ci tenevo tantissimo a segnalarlo a loro, e come vedete la risoluzione poi è a 5000 megapixel, il che significa che se andate sul sito di questo ragazzo, che ha avuto comunque degli importanti anche complimenti da parte della comunità internazionale scientifica, si può zoomare sulle singole aree e poi andare a vedere, anche a pescare i dettagli e con spiegazioni varie, si vedono anche tutte i disegni delle costellazioni, che magari visto il numero di stelle qui non si distinguono tanto facilmente, almeno per chi non sa di che cosa stiamo parlando. Per cui grazie di cuore, perché questo è veramente un omaggio che mi fa davvero piacere. Ci starà in macchina? Sì, c'è la station. ce l'ho, quindi grazie mille, mi emoziona questo, davvero, è un bel ricordo. Dopo vi chiedo magari dietro una vostra dedica. Grazie. Ti ridò il microfono.